Va ora in onda Amore Azzurro, speciale Di Maro. Collegamento in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Conduce in studio Lello Delgro. Inviato a Di Maro, Claudio Zelli. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone, rende più dolce la vita. Agenzia Viaggi Scoop Travel. Al Vomero in via Bernini e in viatino di Camaino, Napoli. Ebbene, buongiorno a tutti quanti voi all'ascolto di Radio Amore, Radio Amore ai migliori anni. Eccoci al consueto appuntamento di questa settimana con Di Maro, con il ritiro del Napoli. Abbiamo il nostro inviato Claudio Zelli che già ci ascolta lì a Di Maro. Io ancora non ho salutato, comunque chi permette tecnicamente insomma questa trasmissione tutti i giorni, due volte al giorno, che è come al solito, è Daniele Romano al di là del vetro. Claudio, buongiorno! Buongiorno a voi, buongiorno a tutti da Di Maro. Io... Lello, rivoluziona un attimo insomma il programma e la scaletta, perché sono in compagnia di Salvatore Caiazza e Roma e Canale 8, a cui chiedo subito un giudizio su questi prima settimana del ritiro del nuovo Napoli di Sarri e soprattutto sulle prime amichevoli, anche tra l'altro sull'allenamento, perché oggi si è visto anche qualcosa di diverso. Credo che da evidenziare sono le novità dal punto di vista dei metodi di lavoro. Negli ultimi due anni non avevamo mai visto una così tanta applicazione per i vari reparti, soprattutto maniacalità in difesa, che è quella poi che è la base solida di un gruppo, e a quanto pare Sarri, dopo aver visto così tante partite del Napoli in vacanza, si è reso conto che 54 gol subiti sono tante e sta cercando in tutti i modi, con gli stessi elementi almeno per questo momento, di fare un lavoro diverso dal punto di vista degli allenamenti. Credo che da questo punto di vista Sarri meriti un 7. Poi per quanto riguarda i singoli, l'individualità, sono contento per Insigne, sono contento per Mertens, ma naturalmente siamo solo a 12, ma 13 giorni di ritiro, quindi è ancora presto. L'amichevole dell'altro giorno sinceramente mi è piaciuta, soprattutto il modo di vedere il calcio da parte di Sarri. Poi naturalmente non bisogna emozionarsi più di tanto, perché di fronte c'erano i dilettanti e non sicuramente una grande squadra, però già si vede un calcio diverso, con verticalizzazioni, che quando la palla arriva a Valdifiori già si sa dove va a finire. Non so se avete qualche curiosità dallo studio per Salvatore. Sì, io più che curiosità vorrei chiedere se lui ha qualche notizia di mercato fresca di mattina, se c'è qualche novità. Si dice che Astori oramai abbia firmato, che sta per arrivare a Di Maro. Se ci sono altre novità, si parlava anche di Bartra da parte che dovrebbe arrivare, pare che abbia detto sì al Napoli, insomma sono voci, però ecco, volevo sapere Salvatore se aveva qualche notizia in più. Mi chiedono, Salvatore, il mercato è impazzo, no? Il Napoli ha quasi chiuso per Astori, però è innegabile che serve un difensore insomma di spessore forse magari superiore anche di livello internazionale, tra cui ad esempio questo del Barcellona, che potrebbe essere una possibilità, se non Romagnoli, che però pare più vicino al Milan. Non credo Romagnoli, che costa così tanto. Il Napoli ha bisogno di qualità, ma credo che il presidente De Laurentiis si stia cercando il colpo a sorpresa da un buon uomo di cinema qual è, quindi sicuramente, ma Davide Astori è pronto a raggiungere Sarri qui a Di Maro. Mark Bartra, di cui parlavi prima, si può liberare dal Barcellona, sembra da fonti certe che abbia già trovato l'accordo con il Napoli. Adesso bisogna capire le condizioni di pagamento per il Barcellona. Mi sembra 13 più 2 di bonus, 12 più 3 di bonus o 14 totali. Staremo a vedere che cosa succede, perché comunque è anche una questione di elementi, no? Non solo di modulo. L'anno scorso, se abbiamo subito 54 gol, la colpa è anche di errori individuali, e quindi Napoli fa bene a cambiare da questo punto di vista. Salvatore, per chiudere, per chi è a casa e non è potuto arrivare qui a Di Maro, ogni sera dalle 11 basta accendere la TV su Canale 8 per essere qui con noi. Sì, 22:45 Canale 8, dal Teatro di Di Maro c'è un bel parterre: Antonio Corbo, Mario Somma, Paolo Del Genio, io, e a turno qualche ospite a sorpresa. Ieri per esempio avevamo Silvio Pagliari, manager di Manolo Gabbiadini, quindi ci stiamo divertendo anche dal punto di vista televisivo.
Bene, io ringrazio Salvatore Caiazza del Roma e Canalotto. Io direi, se voi siete d'accordo a questo punto, di mandare il primo contributo. No, 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 ti voglio chiedere prima qualcosa. No, prima, no, no, ma relativo come, comunque all'incontro di ieri sera con... che atmosfera si respirava tra i tifosi? C'è, voglio dire, c'è entusiasmo? C'è, che impressione hai avuto, ecco, da parte dei tifosi di questo incontro, ma soprattutto del Napoli che sta nascendo? Che cosa pensano i tifosi, secondo te? Guarda, io innanzitutto, spesso anche io, no, ho criticato nel mio piccolo la società per l'atteggiamento di chiusura che ha verso, insomma, i tifosi. Devo dire che questi incontri, che per la verità da diversi anni, da quando il Napoli è qui a Di Maro, si fanno almeno due, con i tifosi qui presenti che sostituiscono noi giornalisti e spesso anche con risultati migliori, sono davvero molto interessanti, perché anche perché le domande sono anche un po' piccanti, no? Fuori da certe logiche editoriali che ahimè ne fanno parte del gioco. Ma devo dire la verità, al di là del tenore delle domande, mi ha sorpreso in positiva, in maniera straordinaria, l'ironia, l'umiltà, la semplicità di un grandissimo Maurizio Sarri. Noi l'allenatore lo scopriremo cammin facendo, anche se qui stiamo vedendo un atteggiamento maniacale. Io l'allenatore, devo dirti la verità, e tu lo sai, l'ho detto varie volte in trasmissione l'anno scorso, io sono rimasto affascinato dal gioco dell'Empoli, soprattutto il reparto difensivo che si muoveva a fisarmonica in una maniera perfetta, erano dei sincronismi perfetti. Quindi, mamma, se succede questo a Napoli, grande. No, ma questo insomma è innegabile, ma tra l'altro qui lui veramente ha un atteggiamento maniacale nella cura del reparto difensivo. Ora, al di là dell'aspetto tecnologico, nell'utilizzo del drone per studiare poi a posteriori movimenti del reparto difensivo dall'alto e avere un'ottica diversa, ma per esempio oggi ha fatto anche circolare il pallone per provare la copertura in fase difensiva qualora un difensore arrivasse da fuori, o anche un centrocampista, per provare la conclusione dalla lunga distanza. Quindi veramente lui l'assetto difensivo lo cura in maniera straordinaria. E del resto lui ieri, ad una specifica domanda di alcuni tifosi, ha detto che a Napoli servono difensori non solo che sappiano giocare il pallone, perché la manovra parte da dietro, ma di questo del resto il Napoli, almeno secondo quanto detto da Sarri, già ce l'ha, perché non a caso ha fatto 104 gol costruendo una manovra ampia nell'epoca di Benitez, sfruttando tutta l'ampiezza del campo e facendo girare il pallone. Però ha specificato che servono anche difensori di gamba per in qualche modo chiudere ogni varco in fase di non possesso. E tra l'altro oggi ha anche provato le verticalizzazioni qualora nei casi in cui il Napoli, o meglio la sua squadra, perde il pallone, in qualche modo poi bisogna coprire e ripartire. Lui è molto attento non solo alla fase di possesso palla, ma anche a quella di non possesso. E allora ti direi, per chiudere, no, anticipando un po' poi quello che verrà, che ascolteremo tra breve, lui, Marino Manenti, in grandissima, con grandissima ironia, ha risposto a quei tifosi. Ad esempio, qualcuno gli ha chiesto di dare un carattere, una grinta maggiore alla squadra, anche protestando quando insomma c'è qualche decisione arbitrale abbastanza discutibile, come ad esempio fanno in maniera veemente i calciatori della Juventus. E lui ha detto, rispondendo insomma a questo tifoso che era abbastanza tra virgolette arrabbiato, le ho detto io già l'anno scorso ho rimediato 5 espulsioni, tra cui anche una a San Paolo, se devo stare ad ascoltare quello che tu mi dici, io l'anno prossimo ne rimedio almeno 10, no? Con grande ironia. Poi ha detto che utilizza Twitter per comunicare ad esempio con Higuain, come qualcuno gli ha chiesto, ma di questo e di altro insomma l'ascolteremo. Ascoltiamolo immediatamente. E allora passiamo subito all'intervista che ha realizzato ieri sera con Maurizio Sarri. Perfetta, penso che non ci sia tempo e tenga. È difficile sempre dirlo, nell'ultima esperienza che ho fatto, vi do una brutta notizia, dopo 7 partite ero ultimo in classifica, quindi, però poi c'era anche l'aspetto positivo che poi siamo arrivati fino alla finale playoff e abbiamo fatto un girone di ritorno a 44 punti, quindi non lo so, questi sono tempi difficili da poter valutare. L'unico aspetto positivo, l'unica cosa che so con certezza è che fino a questo momento questi ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e questo mi fa essere leggermente ottimista sui tempi, però è una domanda difficile. Insigne non ha bisogno di convincermi, Insigne è uno dei più grandi talenti che c'è il calcio italiano in questo momento.
Io Twitter, Facebook non... Che io abbia fatto un tweet proprio. Higuain dovrebbe arrivare il 27, ma questo me l'ha comunicato la società, io non gli twitto a Higuain, abbia pazienza. Penso di sì, stiamo lavorando su due o tre soluzioni diverse, poi è chiaro che dovremo prendere una strada perché è anche importante che la squadra abbia un'identità forte. Poi, detto questo, all'interno di una singola partita, sicuramente l'anno scorso l'abbiamo fatto più volte, anche se io non credo molto alla storia e se una squadra la conosci poi diventa vulnerabile, perché il Barcellona sono 10 anni che gioca allo stesso modo, tutti lo conoscono, ma il Barcellona è sempre il Barcellona. Quindi. Però all'interno della stessa partita sicuramente qualche cambiamento di modulo lo faremo, pur mantenendo la nostra identità. Stiamo lavorando su due o tre cose e vediamo quelle ci funzionano meglio. Io l'avevo chiesto anche a Reina, però mi ha detto a lui non gli piace tirare 20 giorni nel pulizio. Lo tirerà chi ne ha più bisogno in quel momento. Come tutti i giocatori hanno fatto la Coppa America, ha diritto minimo a più di 20 giorni di riposo e ancora i 20 giorni non sono scaduti, però penso che dovrebbe arrivare prima della fine del ritiro. Ebbene, questo era un estratto di quello che è successo ieri sera a Folgarida con l'allenatore del Napoli, Sarri. Allora, adesso andiamo subito in pubblicità e poi ci ricolleghiamo immediatamente dopo con Di Maro, con Claudio Zelli. State ascoltando? Amore Azzurro, speciale Di Maro. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone, rende più dolce la vita. Agenzia Viaggi Scoop Travel, al Vomero in via Bernini e in via Tino di Camaino, Napoli. Bene, rieccoci di nuovo in studio, riapriamo subito il collegamento con Claudio Zelli. Claudio, come ti ha già annunciato Daniele in precedenza, siccome siamo già alle 11:18... e mezzo praticamente, abbiamo poco tempo per poter discutere, eventualmente qualche intervista facciamola, la puoi registrare, la mettiamo in onda oggi. Adesso direi di passare subito alla seconda intervista, al secondo estratto di ieri sera della conferenza che c'è stata con i calciatori, l'incontro tra i calciatori e i tifosi, con il capitano del Napoli Maggio. Sei d'accordo? D'accordissimo, andiamo pure. Ok. Beh, intanto diciamo che, come hai detto te, ho avuto la fortuna, no, di in questi anni di giocare con due grandi campioni. Ne sono passati altri in questi anni, però come hai citato te, questi due magari hanno fatto qualcosa di incredibile, soprattutto Eddie. Chiaro, sono due giocatori da un certo punto di vista molto diversi. Io Higuain al momento lo conosco da un anno, Eddie l'ho conosciuto per più anni, e ecco, quello che mi è rimasto impresso di lui è che comunque non lasciava mai niente al caso. In allenamento soprattutto, a un metro dalla porta faceva gol, e quindi già da lì capivi che arrivava da Palermo, quindi da una città tanto di rispetto, insomma, però non importante. Si vedeva che aveva voglia di sfondare, quello sicuro, e adesso si vede dove sta. Con Higuain invece, anche lui arriva da una realtà incredibile come Madrid, e sicuramente ora è qui e quindi ci darà una grande mano, però vedo anche lui che ha molta voglia di dimostrare il suo valore e spero che ci dia ancora una mano per diversi anni. Ti volevo dire una cosa. Allora, tu mi sei molto simpatico perché quando sei molto simpatico, però mi sei più simpatico perché quando mio padre dice la parola maggio, mi ricordo quando finisce la scuola. Allora, ma ti volevo chiedere, ma secondo te tu devi correre di più, visto che stanno applicando il mister sta applicando nuove sezioni di uno schema di difesa? Ma correre di più, è chiaro, siamo solo all'inizio e tutti dobbiamo capire un po' i movimenti. Io cerco di dare il mio contributo, è chiaro, se c'è opportunità di correre di più
si allena di più, è tutto normale. È chiaro che poi bisogna seguire le indicazioni del mister e andare avanti su quella strada. Poi, ripeto, se c'è da correre, si corre. Ragazzi, è difficile, è chiaro, siete in tanti e noi soprattutto veniamo da voi, siamo anche organizzati, abbiamo cercato anche in questi giorni di organizzarci nel miglior modo possibile, di uscire in due solamente, appunto per riuscire a fare tutta la fila dei tifosi. È chiaro, siete in tanti e tante volte non è facile anche per noi a gestire tutto. Poi è chiaro, ci si potrebbe organizzare di più o di meno, questo purtroppo non so io a doverlo dire, insomma, però cercheremo tutti insieme di fare la miglior cosa possibile, quello poco ma sicuro. La nostra disposizione c'è sempre e rimarrà sempre tale. Beh, in certi punti di vista tutti e due. A me personalmente piace la persona che dice le cose in faccia e non ti nasconda niente. Se sbaglio è giusto che mi riprenda, anche se ho 33 anni c'è sempre da imparare, in questo sport soprattutto. Quindi io mi metto sempre a disposizione e ripeto, se c'è da insegnarmi qualcosa di nuovo sono pronto a imparare. Beh, sicuramente dopo anche l'ultima partita di campionato io ti parlo dallo spogliatoio, eravamo tutti molto rammaricati, si parlava poco perché sapevamo che eravamo a un passo per comunque salvare una stagione che comunque non è mai, secondo i miei punti di vista, non è stata da buttare completamente. Chiaro, arrivando in Champions magari salvavamo qualcosa di importante della stagione. Ti ripeto, poi il giorno dopo io purtroppo non sto con i compagni. Io personalmente cerco sempre di dare una mano se c'è la possibilità a un compagno magari con difficoltà. Se vedo che secondo me sbaglia su qualche punto di vista cerco di aiutarlo. Però poi se il giorno dopo mi ride, io purtroppo non posso farci niente. Io cerco di dargli una mano se possibile, però poi la vita è sua, decide lui di prendersi poi la responsabilità. È chiaro, il giorno dopo è finita la partita, non dico che ognuno fa quello che vuole, però bisogna sempre avere il rispetto soprattutto, però anche i modi giusti. Ecco. Mi ha appena detto il mister di dare il 101%. Poi quello che arriverà è tutto di guadagnato. Beh, in quel periodo sicuramente non andavamo bene. A volte, soprattutto ecco, in Italia, quando le cose magari non vanno bene, c'è la tendenza, no, di andare in ritiro, stare in ritiro perenne, insomma, diciamo. È chiaro, dopo il ritiro abbiamo fatto diversi risultati positivi, eravamo anche consapevoli anche noi. Però il fatto importante era quello della famiglia. Noi in quel periodo facevamo fatica a quel fatto appunto che eravamo sempre in ritiro, non vedevamo mai la famiglia e chiedevamo, ecco, quello di staccare tra virgolette la spina per appunto andare per la famiglia. Ripeto, può essere stato un caso oppure no, però in quel caso lì io ero d'accordo con la società di andare in ritiro, perché quando le cose, ecco, vanno male è giusto stare uniti. È chiaro, stare in ritiro non è bello per nessuno, è quello poco ma sicuro, però ripeto, se è al fin di bene queste cose vanno fatte. Guarda, io ti dico che questo è l'ottavo anno e in 8 anni non ho mai smesso di sudare la maglia, quello poco ma sicuro. Poi è chiaro, ci sono annate, se parliamo di 3 anni fa quando c'era Mazzarri, siamo arrivati secondi e nessuno diceva niente. Quando le cose cominciano a non andare come nel caso volete voi, allora le cose cominciano ad andare, però bisogna sempre dare il giusto peso a tutto, io penso. Ripeto, ci sono annate che vanno bene, annate che vanno meno bene, soprattutto l'anno scorso lo sapevamo anche noi, non è stata un'annata molto positiva. Però ripeto, no, io non butterei via tutto quello dell'anno scorso, perché ripeto, siamo arrivati in semifinale Coppa Italia, siamo arrivati in semifinale Europa League,
sono arrivati a un passo per andare in Champions, quindi ripeto, è stata un'annata sicuramente molto particolare, molto altalenante, però non buttare via tutto, quello sicuro. Ebbene, abbiamo ascoltato anche il capitano Cristian Maggio. Claudio, per quanto riguarda la notizia che ha lasciato a Daniele oggi pomeriggio, perché adesso non abbiamo assolutamente tempo, anzi per la verità prima di passare all'ultima diciamo più che intervista, all'ultimo estratto di quello che è successo ieri sera con i tifosi, ho avuto notizia che Hamsik è rientrato nel gruppo, si allena con il gruppo. Sì, è vero, si è allenato regolarmente con il gruppo, manca soltanto Strinic che, come sappiamo, sì, non è in perfette condizioni, già diversi giorni sta saltando le sue allenamenti, non c'è nemmeno Gulam, ma soltanto perché ha la febbre ed è rimasto in albergo. Per ciò che riguarda Reina, guarda, inizialmente non c'era, poi mi pare abbia preso parte ad alcuni momenti della seduta. Gli ultimi chiaramente non li ho seguiti live perché sono all'esterno che abbiamo già in qualche modo illustrato, abbastanza discutibili qui dalla tribuna stampa del campo di Cacciato. E allora, adesso abbiamo l'ultimo inserto, l'ultimo estratto da questo incontro con i tifosi ed è con Jorginho. Possiamo metterlo allora, Claudio? Vai, perfetto. Vai. Mi trovo molto meglio il centrocampo a tre. L'esperienza che ho fatto di un anno e mezzo a giocare a due è stata comunque un'esperienza importante, però sicuramente io mi trovo più a mio agio a giocare a tre con due mezzali di fianco. Prima devo meritare la nazionale, per meritare la nazionale devo fare prima tornata, quindi penso prima alla squadra e poi vediamo che succede. Il mio obiettivo è fare bene col Napoli, credo che la nazionale sia la conseguenza di quello che fai con la tua squadra. Mirko è stato in nazionale per quello che ha fatto con l'Empoli, meritatamente, e quindi chi va in nazionale va perché fa bene quello che fa con la sua squadra. Quindi io, appena detto e ripeto, io penso al Napoli e penso di fare del mio meglio col Napoli, credo che la nazionale sia solo una conseguenza. Sì, no, comunque credo la cosa più difficile, come ha detto Cristian, era stare lontano dalle famiglie. Mio bambino stava per nascere anche, e quindi come per me ma anche per tutti gli altri, stare tutti quei giorni senza vedere la famiglia, tutte le partite sempre in trasferta, ogni due giorni via, motivazione mentale era molto difficile, e quindi credo quello sia pesato molto. Però ormai è passato, dobbiamo guardare avanti e non pensarci più a quello. Sì, oltre la responsabilità, la felicità, perché comunque avere tutti voi, tutte le persone intorno a un calciatore credo sia un piacere enorme, perché alla fine avete fatto tutti questi chilometri, come ha detto il ragazzo, per vederci e anche per stare un secondo vicino a noi, e quindi io parlo per me è solo un piacere. Io cerco di essere il più disponibile possibile, perché e non è facile, come diceva Cristian, però cercheremo sempre di fare il meglio per tutti voi. Sono d'accordo con Cristian, normale. E comunque ha parlato del momento in cui c'è da riprendere, però anche il mister c'è i momenti della battuta pronta, da fare le risate, perché ci vogliono anche quelle, quindi va bene così. Ho sentito in questa conferenza, questo incontro, che sono ammessi anche i cani, mi fa piacere, insomma. tra l'altro il cane era, lo dico insomma, sì, a titolo di curiosità, era di una persona che fa parte del club Roma Azzurra, che ha posto anche una domanda invitando Sarri a Roma al club. Allora Claudio, noi siamo in chiusura, mi raccomando, cerca di raccogliere quante più informazioni possibili. L'appuntamento con te e con i nostri tifosi e radioascoltatori è per le ore 18 di questo pomeriggio, va bene? Siamo sempre sul pezzo, ci vediamo stasera, buona giornata a tutti. Ciao, chiudiamo il collegamento con Claudio Zelli. Allora io, prima di chiudere la nostra trasmissione, voglio
voglio darvi una notizia. Allora, Antonio Romano tra qualche minuto intervisterà in sequenza, praticamente a distanza di pochi minuti, Carmine De Domenico, che è un cantante che tra l'altro parteciperà al nostro spettacolo il 3 agosto, Napoli che non se ne va, e fa parte del cast di questo spettacolo, e alle 11.35, insomma tra qualche minuto, e alle 12.05, dopo il radiogiornale delle 12, intervisterà poi a seguire Sara Falanga, che è un'attrice regista ed è il presidente dell'Accademia Magna Grecia. E allora, vi ho dato anche queste due notizie, chiudiamo questa nostra trasmissione, vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con Amore Azzurro, speciale Di Maro, per oggi alle ore 18. Avete ascoltato Amore Azzurro, speciale Di Maro, alle ore 11 e alle 18, collegamenti in diretta con tutte le ultime notizie dal ritiro del Napoli. Il programma è offerto dalla pasticceria Mignone, in piazza Cavour 145, Napoli. Mignone rende più dolce la vita. Agenzia Viaggi Scoop Travel, al Vomero in via Bernini e in via Tino di Cavour.